a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Non è mai facile fare una recensione né parlare di un prodotto che proprio in questo periodo è sulla cresta dell'onda. E sto parlando della serie Mercoledì di Tim Burton. Diciamo che se critichi un prodotto che è sulla cresta dell'onda, tra l'altro poi apprezzano tutti e tu diventi quello che diciamo ne capisce poco. Se poi invece lo elogi moltissimo soltanto perché deve andare di moda, secondo me è un'altra cosa molto deludente da fare. In questo caso, per quanto riguarda la serie Mercoledì, ci troviamo dinanzi ad una staticità al centro di entrambe le cose. Questo perché Mercoledì è una serie TV che vista con la famiglia, vista anche tra ragazzi, perché stiamo parlando comunque alla fine di un teen movie vero e proprio. Su questo punto di vista è una serie TV abbastanza divertente e anche abbastanza ben fatta. Personaggi che sono interpretati in maniera veramente ottimale, sia la bravissima Jenna Ortega, sia Catherine Zeta-Jones per quanto riguarda Morticia e tutti gli altri personaggi, devo dire anche quelli abbastanza secondari. Ha una bellissima fotografia e una bellissima scenografia anche. Ogni inquadratura di mercoledì è così talmente bella e fatta bene che potresti stamparla e incorniciarla e te ne innamori solamente a guardarlo. Però su queste cose che sono positive ci aggiungiamo che un'altra cosa positiva è anche la bellissima colonna sonora di Danny Elfman e anche la regia, che è per metà di Tim Burton, i primi quattro episodi sono diretti da Tim Burton, non è affatto male. Ora, c'è chi dice che Tim Burton si vede poco. Io in verità sì, non c'è così tantissimi elementi di bartoliana memoria, però non è nemmeno vero che di Burton c'è poco, perché comunque alcune inquadrature, proprio alcuni stilemi di Burton sono abbastanza evidenti. Tra l'altro, lui il genere dark fantasy lo ha sviluppato proprio pienamente in tutta la sua carriera. Basti pensare a Edward Mani di Forbice, per esempio, come basti pensare sul fantasy anche Big Fish. Un esperimento simile l'aveva fatto anche con Miss Peregrine, che a me non è un film che ha fatto impazzire, ma diciamo che io, già solo per quanto riguarda i teen movie, già non mi fanno impazzire di sé, soprattutto poi se ci sono degli elementi così fantasy all'interno. Però, detto questo, questi sono i pregi di questa serie TV. Purtroppo però, la serie TV ha anche tantissimi difetti. Uno su tutti, per esempio, è quello della computer grafica, soprattutto per quanto riguarda quella del mostro. Ora, non voglio fare spoiler, non sto qui a raccontare molto della trama, ma Mercoledì sostanzialmente parla di Mercoledì Adams che, siccome ne combina di tutti i colori, questa adolescente irrequieta e appunto, diciamo così, oscura e maligna, viene mandata in questa scuola di, vengono definiti reietti, dove ci sono appunto i vampiri, le sirene e cose del genere, i lupi mannari. Lei viene un po' in questa scuola, viene un po' a contatto con tutte queste altre realtà. Poi succede un caso che fa proprio da cielo a tutta l'avventura di Mercoledì e lei deve indagare su questa cosa qui. Diciamo che sostanzialmente
proprio in forma molto, molto semplice, questa la trama, ma i difetti negativi appunto sono quella della computer grafica, che stiamo parlando di una, sembra quasi a tratti di vedere una grafica della PS3. Poi devo dire che la trama non mi è piaciuta per niente, ci sono anche diversi buchi di trama e la caratterizzazione dei personaggi non è per niente curata secondo me. Tant'è vero che Mercoledì è così talmente antipatica che però alla fine si uniscono tutti a lei e la vogliono tutti bene, cosa che per carità giustamente è la protagonista della serie. Anche la Mercoledì originale della serie TV era così, però lì non si trattava di una serie fantasy. Questa è una cosa che io non ho particolarmente apprezzato. Non ho particolarmente apprezzato questa cosa, questa politica di Netflix di prendere un po' i franchise di un certo spessore, come in questo caso la famiglia Addams, e di stravolgerli totalmente, diciamo così. Alla fine stiamo parlando di una serie teen movie dark che sembra Sabrina vita da strega, unita con Harry Potter, con influenze di Twilight, della saga di Twilight. Alla fine, loro ovviamente c'è poco. È anche una serie in un certo senso sul livello di sangue anche abbastanza mantenuto, perché doveva essere una serie per famiglia, che poi effettivamente è così. C'è qualcosina negli ultimi due episodi, ma nulla di così eclatante. È una serie che per me è abbastanza mediocre. Diciamo che l'ho vista, l'ho finita subito. Alla fine sono solamente 8 episodi di 45 minuti circa, qualcuno dura un'ora. Non mi ha fatto impazzire. Non mi fa impazzire le serie teen, come ho già detto, ma secondo me tutta questa acclamazione non la merita. Poi d'altronde bisogna dire che erano anni che si aspettava un nuovo lavoro di Tim Burton, e io quello che spero è che, se magari con il successo di Mercoledì poi daranno possibilità a Tim Burton di tornare al cinema e fare di qualcosa interessante, ben venga anche Mercoledì. Alla fine, ripeto, non è una serie brutta, però non è nemmeno una serie bellissima, è una serie mediocre, ha degli aspetti molto positivi, degli altri molto negativi, una serie che consiglio di vedere in famiglia, a chi piace il genere teen, però sinceramente c'è di molto meglio. Quindi, dal canto mio, se non la si vede, non si perde chissà che. Ovviamente, sembra che stiano anche per annunciare la seconda stagione, come era normale che fosse, per cui d'altronde è stato un grandissimo successo su Netflix. Detto questo, ragazzi, grazie per la visione del video. So che magari molti non condividono con me, perché ci sono persone che difendono a spada tratta questo prodotto, che io continuo a ripetere che sia mediocre, ma c'è addirittura chi lo reputa eccellente. Poi voglio dire, ognuno i suoi gusti, ci mancherebbe, ma questo è quello che penso io. Opinione puramente personale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo tutti al prossimo video. Ciao a tutti!